Arieccice. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao 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 ciao. Allora, oggi parliamo di Komodo Island. Vai. Ti ricordi? 2018, spettacolare. Sì, bellissimo viaggio. Poi il Komodo abbiamo fatto anche altri giri che poi ne parleremo. E, però questo è un posto molto molto particolare, consigliato. Abbiamo fatto l'Indonesia. Sì, è lunga, Malesia, Indonesia e ovviamente nell'Indonesia abbiamo fatto anche Komodo. Però oggi ci soffermiamo su Komodo. Quindi che dire ragazzi, allora per arrivare a Komodo diciamo che non è facilissimo ma neanche difficile. Noi siamo arrivati da Bali, quindi prendiamo un volo interno da Bali fino all'isola di Flores. Poi dall'isola di Flores è facile perché una volta arrivati lì sono diciamo la baia di Labuan Bayo, che sarebbe una baia ad ovest dell'isola di Flores, sta a 20 km dall'aeroporto, quindi prende un 20 minuti, diciamo una mezz'ora di taxi. Il taxi è pure abbastanza economico, quindi ve lo consigliamo. Labuan Bayo poi è dove diciamo dove abbiamo alloggiato noi, dove ci sono comunque gli alberghi eccetera, perché a Komodo non si può stare. Quindi diciamo che Labuan Bayo è la parte più vicina dove poter rimanere a dormire e mangiare, soprattutto per mangiare a Labuan Bayo. Sapete contro che ogni previsione, Hermione contro ogni non previsione, si adatta tanto. C'è un ristorante italiano, Made in Italy si chiama, che oltre ad essere veramente un bel ristorante, bellissimo, bello, di classe, si guarda. Mangia benissimo, si mangia veramente benissimo, quindi se capitate, adesso il periodo è quello che è, però appena si potrà ricominciare, è veramente consigliato. Consigliatissimo, esatto, si mangia veramente bene italiano, non, sì, non italiano internazionale, cucina italiana. Ed quindi è anche molto bello. Esatto. Il costo sinceramente non... Medio, sapete che i ristoranti italiani all'estero comunque non sono economici, però vale la pena, vale la pena. Quindi dicevamo che praticamente da Labuan Bayo poi diciamo che è la tappa intermedia per arrivare poi sull'isola di Komodo. Noi abbiamo optato per un tour, ti ricordi no? Abbiamo diciamo la Labuan Bayo, siamo andati a fare delle passeggiate proprio per cercare dei tour che organizzavano delle escursioni per Komodo. Abbiamo optato per un tour che prevedeva diciamo più di una tappa. La prima tappa era proprio quella del Parco Nazionale di Balai Taman, purtroppo sono nomi un po' complicati. Sì. Parco Nazionale di Balai Taman, ragazzi, veramente bello, 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 bello. Un'isola in mezzo al mare di Flores, e si scende dalla barca, è un'isola praticamente deserta e c'è un percorso molto carino, diciamo anche facile, sì, un po' in salita però corto. Arriva, vi consiglio di arrivare fino in cima al monte, praticamente che di quest'isola, e da lì c'è un panorama, ragazzi, mozzafiato, si fanno delle foto veramente belle perché da lì si vede la costa che praticamente taglia quest'isola, e c'è la costa sia a destra che a sinistra. Ti ricordi? Ho capito adesso qual è. Abbiamo fatto delle foto fantastiche. Esatto, rimane il pesce rosso, quindi ho mandato lui avanti, che infatti parla più in questo video. Lei è tipo Dori. Sì, però adesso che mi ricordo, sì, bellissimo, una delle foto più belle che ci abbiamo in tutti i viaggi che abbiamo fatto. E in più è quella dove c'era quell'acqua, che c'era quel colore proprio celeste. Sì ragazzi, questo adesso ci arriviamo, la parte dell'isola di Komodo, quindi diciamo tutta l'escursione che abbiamo fatto in barca, quindi questa prima tappa nel Parco Nazionale e poi per arrivare all'altro Parco Nazionale, che è proprio il Parco Nazionale di Komodo, abbiamo fatto delle tappe anche di snorkeling e un'acqua, ragazzi, veramente, veramente bella. Foto? Noi abbiamo girato tantissimo, siamo andati in Australia, in Polinesia, però vi dico che il mare così... veramente veramente spettacolare, spettacolare. Proprio un blu. Poi lo vedrete anche sulle foto.
arrivare sull'isola di Komodo ci vogliono circa 3 ore di navigazione, calcolate diciamo da Labo Abbaio. E nell'escursione che più o meno vendono, diciamo, ci sono sempre più tappe, come dicevamo prima, e per arrivare nella prima tappa del primo parco nazionale ci vogliono un paio d'ore. E poi vi fermerete praticamente. Ma sì, andiamo al avanti. Parco nazionale? No, vi fermerete a fare snorkeling in un mare spettacolare, ragazzi. Dagli tutta. Allora, una volta arrivati al parco nazionale, la prima cosa che farete è quella di cercare un ranger che vi accompagna. Mi raccomando, è importante, fatevi accompagnare. E ci sarà un percorso appunto guidato. I ranger, aspettatevi il ranger tipo ha 15 anni con un bastoncino che vi porta in mezzo alla ricerca dei draghi. Il bimbo minchia col bastoncino che fa la guida. Sì, diciamo non è che proprio dà tutta questa sicurezza, però ovviamente loro sono nel posto, quindi noi siamo andati, diciamo, fatto vedere tutto il percorso senza nessun problema. Non abbiamo visto lì nessun drago, ma anche stando in natura all'inizio. Però non si ricorda niente, ragazzi. No, non si ricorda niente. Io dico, ma che ci andiamo a fare a viaggiare? Mannaggia, appena abbiamo iniziato la camminata, subito, la prima cosa abbiamo visto sulla destra, un drago che se ne andava. Un draghetto, dai, un metro e venti. Stava sempre lì, non era dentro proprio. No, proprio appena abbiamo iniziato il percorso, dai. Esatto, il percorso addentrato non abbiamo visto niente. Però col fatto che stanno in natura, loro ti dicono che comunque sia c'è la possibilità di vederli, che poi alla fine li vedete perché ce ne sono veramente veramente tanti, però è possibile anche non vederli. E poi considerate che la passeggiata dura all'incirca un'oretta. Una volta tornati arriverete praticamente sulla spiaggia dove siete sbarcati, e lì di solito ce ne sono sempre tanti anche proprio sulla spiaggia eccetera, però è abbastanza tranquillo. Sì, ragazzi, sono ovviamente, parliamo di una specie in via d'estinzione purtroppo, il drago di Komodo. Ad oggi se ne contano quasi 4.000 in giro per quelle isole, tra Flores, tra Komodo e anche le isole Gili. Ce ne sono un centinaio di esemplari anche nelle isole Gili. Parliamo ovviamente di una specie che sull'isola di Komodo è in cima alla catena alimentare. Questo fa sì che diciamo, la situazione è abbastanza tranquilla, perché diciamo, è difficile trovarli affamati, cioè almeno per quello che abbiamo visto noi, che ci hanno anche detto, insomma, è abbastanza tranquillo, ci sono le bancarelle, c'è la passeggiata, c'è la spiaggia, e magari sono 3-4 draghi, poi appunto vi metteremo le foto, quindi vedete che insomma è abbastanza serena la cosa. Certo. Non è che uno va lì sprovvisto, cosa che ovviamente non consiglio. La passeggiata che uno fa di solito sprovvisto. Sprovveduto. Quindi dicevamo, non inoltratevi nell'entroterra dell'isola da soli, mi raccomando. È pericoloso perché comunque ci sono sull'isola 1700 draghi, non sono pochi. E dicevamo prima, sono in cima alla catena alimentare, quindi comunque diciamo che non attaccano l'uomo, però c'è sempre da stare attenti, ok? Quindi se vi perdete o cose, è sempre meglio non fare, diciamo, i ranger da soli. Ma no, proprio escursioni da soli sono proprio sconsigliate, cioè si fa una cosa del genere. E poi io sempre ho più informazioni sul mangiare. Quando arrivate al porticciolo ci sono innanzitutto delle bancarelle con dei souvenir per portare le cose, ma delle cose di legno bellissime. Noi avevamo preso un drago che ci si è rotto purtroppo, e perché l'ho attaccato alla parete. Il genio l'ha attaccato alla parete. Perché è bellissimo, un drago, sì, bravo, è durato una settimana. Sì. E niente, poi si è rotto, e però sono veramente veramente belli. Noi avevamo preso uno che era così, ma ce ne sono tanti grandi e veramente fatti benissimo. Quindi sia per portare, a due soldi, sì, sia per portare qualcosa, un souvenir, una cosa così, sia proprio per voi, per casa vostra, sono veramente belli. E in più c'è un piccolo, che non è nemmeno un ristorante poi alla fine, perché era un punto ristoro, sì, un punto ristoro. Per mangiare lì sull'isola ce n'è praticamente 2-3, ma sono delle bancarelline dove mangiate qualcosina, però diciamo che l'escursione la gestite bene anche col mangiare, non serve che vi portate niente. Ovviamente fa caldissimo,
quindi vestiti super leggeri, il solito giveaway che consigliamo comunque sempre in questi posti. Ecco il famigerato e pericoloso Ranger. Cosa importantissima, non vi fate il bagno sull'isola di Komodo, è pericoloso ragazzi, se non volete incappare in questo! Ragazzi, iscrivetevi al nostro canale Giulie Giallo Travel. Poi che devono fare? Mi piace. Devono mettere il mi piace. Like. Mamma mia, sei antica, mi piace. Il like. Like. E su, dai. Oh, il like. Dovete mettere il like se vi è piaciuto il video. Se non vi è piaciuto, uno spoiler cambia reale. Uno spoiler del prossimo video lo facciamo, lo sappiamo. Certo. Spoileriamo? Spoileriamo? Che facciamo? Bali. Ui! Ciao ragazzi!